Cari youtuber, cari colleghi, se anche voi non avete da fare niente tutto il giorno, imparate a cucinare. E allora, datemi un fornello, datemi un wok, datemi una pentola, datemi degli asparagi. E io ho già lessato anticipatamente. Datemi anche del salmone, questo. Poi come date? Datemi pure un qualcosa per tagliare. Poi mi date pure un po' di... No, il sale no. Non me lo date il sale perché fa male. Un frullatore mixer ad immersione. Una cipolla. Questa è la cipolla che ho io. Questa mi sa che è da buttare. Anzi, la cipolla non ce la metto. Levete. Poi, vabbè, poi ci stiamo, eh. Un po' di pepe, mix all'immersione, andiamo a fare sta pasta con asparagi e salmone. Allora, signori miei, guardate che è una cosa semplice, io ho la cucina quella proprio semplicissima. Prendiamo un coltello di quelli che tagliano bene. Andiamo a togliere la parte questa qui, che è quella un po' più dura. Ecco, una cosa così. Questa lasciamo qua. Questa qua, questa parte qua, andiamo a mettere qua dentro e la lasciamo qui. E questa parte qui la andiamo a tagliare, non troppo piccola perché a me non piace troppo piccolina. Siccome faccio la pasta corta, quindi più o meno fate la lunghezza della pasta, quindi io ci faccio le penne, quelle rigate, e li taglio come una penna. E questa qui la lasciamo qua. Intanto nel nostro wok mettiamo dell'olio extravergine di oliva, mettiamo un bel po', e poi ci andiamo a mettere dell'aglio. Eccolo qua, lo intacchiamo un pochettino, anzi lo spacchiamo proprio. Aglio lo facciamo soltanto rosolare e poi lo togliamo. Quando vedete che comincia a imbiondirsi, lo togliamo e lo buttiamo. Allora, nel frattempo andiamo ad aprire il nostro salmone. Vediamo il nostro bel salmone. Mixer. Mettiamo qua. Così. Quantità a piacere vostro, eh? Benissimo. Allora, ho buttato l'aglio. E adesso andiamo a mettere il salmone a pezzetti insieme. Vediamo un po' a pezzettini, sfilacciato. Il nostro salmone in mezzo agli asparagi, facciamo proprio, li mischiamo. A questo punto gettiamo tutto nella nostra pentola, nel wok. Intanto che si manteca nel wok il nostro condimento, andiamo a mettere un po' di olio extravergine dentro il mixer. Un pochettino di olio e andiamo a mixare. Eccola che è pronta la nostra cremina bella densa, la andiamo a mettere nel wok. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.